Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo il parafè alle mandorle, un dolce tipicamente siciliano. Originariamente il nome di questo dolce era Ali Pascià e nacque da un'idea di Salvatore e Francesco Cascino, proprietari di un noto ristorante di Monreale. Il nome deriva da una decorazione posta in cima al semifreddo a forma di turbante, realizzato interamente con le mandorle caramellate. Questo dolce venne presentato per la prima volta durante un banchetto per il principe di Castelcicala, Paolo. Francesco e Salvatore furono i primi a portare in Sicilia i parfait o semifreddi negli anni 40. La loro prima versione in assoluto era un semifreddo al caffè. Successivamente decisero di donare un tocco di sicilianità e utilizzarono le mandorle di Avola e aggiunsero una colata di cioccolato sopra il semifreddo. Ed ecco che nacque l'Ali Pascià. Oggi vi presenteremo la nostra versione. Seguiteci in cucina! Iniziamo la ricetta tagliando grossolanamente 200 g di mandorle tostate, aiutandoci con un coltello. In un tegamino mettiamo 160 g di zucchero semolato e lo lasciamo sciogliere finché non raggiungerà un colore ambrato. A questo punto aggiungiamo le mandorle e amalgamiamo per bene i due ingredienti. Infine trasferiamo il croccante su un pezzo di carta forno. Un quarto lo mettiamo da parte e lasciamo raffreddare completamente. Nel frattempo ci occupiamo della crema, quindi mettiamo in una ciotola capiente 100 g di zucchero, 3 tuorli e 2 cucchiai di acqua bollente. Questo ci permetterà di pastorizzare le uova. Montiamo con le fruste elettriche per 10-12 minuti, finché raggiungeremo questa consistenza. In un'altra ciotola, fredda dal frigo, mettiamo 500 ml di panna fresca molto fredda e i semi di vaniglia. Poi la andiamo a semimontare. Dovrà essere morbida e non completamente compatta. Adesso aggiungiamo poco alla volta la panna al composto di tuorli e mescoliamo con una frusta. Tagliamo il croccante a pezzi con un coltello e lo aggiungiamo al composto. Poi mescoliamo per bene. Infine versiamo il tutto in una teglia per plum cake interamente ricoperta di pellicola trasparente. Livelliamo per bene, sbattiamo qualche volta per eliminare le bolle d'aria e copriamo con pellicola. Mettiamo in freezer per almeno 8 ore, o meglio tutta la notte. Il giorno seguente togliamo la pellicola e lasciamo 5 minuti a stemperare. Poi mettiamo sopra un piatto da portata e giriamo la teglia. Decoriamo con 100 g di cioccolato fondente al 50% fuso sulla parte superiore e con il croccante di mandorle messo da parte in precedenza. E voilà! Il nostro parfait alle mandorle è pronto! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, l'assaggio, e ora gustiamo questo meraviglioso parfait alle mandorle. Buonissimo. È un semifreddo che mi piace moltissimo. La consistenza è vellutata e spumosa, il gusto di mandorle è delicato e alla fine si sente il croccante di mandorle che dà quel tocco in più che rende questo semifreddo davvero speciale. Insomma, ve lo consiglio, è assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.